Care mamme, cari papà, vi do il benvenuto in questo piccolo spazio dedicato ad idee, proposte, attività di movimento da sperimentare insieme ai vostri bambini anche rimanendo a casa, quindi anche in spazi piccoli e utilizzando oggetti di uso comune che possiamo trovare normalmente nelle nostre case. Sappiamo quanto il movimento fa bene per il sano sviluppo dei nostri bambini, della loro crescita, ma volevo farvi riflettere anche sul fatto di quanto giocare con il corpo insieme ai bambini, sperimentando quelli che sono gli schemi motori di base, correre, strisciare, saltare, possa essere utile per rafforzare e rinvigorire la relazione genitoriale madre-figlio, padre-figlio o figlia. Quindi vi propongo delle attività come quella che vedremo da qui a breve. Questa attività che vi presento è ambientata in un bosco ed è un'attività attraverso la quale andiamo a interpretare con il corpo tutto quello che succede in questo breve racconto, dove ci troviamo appunto in un bosco, andremo con il corpo a interpretare la forma degli alberi, quindi le nostre gambe come le radici, il nostro busto come il tronco, le nostre braccia come i rami. In questa storia c'è un protagonista che è un ranocchio, quindi sperimenteremo l'azione del saltare come ranocchi da una parte, dall'altra, avanti e indietro, e poi c'è un uccellino e quindi muoveremo le mani imitando il volo di un uccellino, ci muoveremo nello spazio imitando il suo volteggiare nel cielo. Un'attività molto semplice dove attraverso la narrazione, quindi attraverso la storia, viviamo anche un'esperienza che va a toccare le corde dell'emotività, delle emozioni. Anche questo è un aspetto fondamentale da condividere insieme ai nostri bambini. Allora vi auguro buona visione e buon divertimento! C'era una volta un bellissimo bosco abitato da alberi folti e verdi che con i loro rami intrecciati si espandevano su verso il cielo. Al centro del bosco c'era un grazioso laghetto nel quale viveva il ranocchio Grac. Trascorreva la sua giornata saltellando da una parte e dall'altra, avanti e indietro, balzando allegramente e con grande energia. Ma c'era un piccolo problema. Grac appena vedeva un uccello volare sopra la sua testa si spaventava tantissimo e dalla paura gli cominciavano a tremare le zampe. Cercava allora subito riparo sotto le foglie e rimaneva lì immobile aspettando che gli uccelli andassero via lontano. Un giorno però Grac sentì un cinguettio molto debole e sottile provenire da un albero che si trovava proprio vicino al suo laghetto. Era Chip, un piccolo uccellino che era rimasto incastrato con le sue zampine tra i rami di un albero e piangeva disperato, aveva bisogno di aiuto. Grac allora si affacciò piano piano e pensò di aiutare il piccolo Chip. Osservò bene, fece un gran balzo, acciuffò il ramo che impediva al piccolo Chip di volare e così salvò il piccolo uccellino che, felice, fece dei gran volteggi in aria, ringraziando il ranocchio. I due divennero amici e ogni giorno Chip passava a salutare Grac, che piano piano cominciò a superare la sua piccola paura.